Grazie Presidente. Oggi vorrei proprio sottolineare, per quanto riguarda chiaramente il bilancio previsionale 2019-2021 che a breve andremo a votare, Per come. 10 minuti, mi scusi, Sì, consigliere, il suo 10, intervento 10, non lo era in deroga. sapevo. Grazie Presidente. Volevo sottolineare come anche quest'anno i lavori pubblici tramite il Dipartimento appunto dei Lavori Pubblici, cosiddetto SIMU con un acronimo, anche quest'anno porta nel bilancio previsionale un importante importo di opere da fare per la città. E, prima di tutto, ci tengo perché vorrei ricordare che la Commissione Lavori Pubblici, che ho l'onore di presiedere, ha voluto cambiare le proprie specialità, i propri argomenti, inserendo proprio nelle proprie competenze il dissesto idrogeologico. Infatti, sono stati stanziati circa 9 milioni e mezzo su opere di dissesto idrogeologico. Parlo chiaramente dell'annualità 2019 perché, come abbiamo saputo da diversi da comunicati stampa, notizie di stampa, il bilancio previsionale dei lavori pubblici nei 3 anni è un bilancio molto importante. E quindi io però mi vorrei focalizzare proprio sulle opere che verranno messe in porto nell'anno 2019. Quindi diciamo che sul dissesto idrogeologico ancora una volta questa amministrazione ha avuto un interesse particolare, si andranno a fare interventi sia su frane sia su cavità, come già ne sono stati portati avanti sempre da questa amministrazione. Mi piace ricordare il riempimento delle cavità di Via Formia che a breve i cittadini vedranno i lavori iniziare, proprio questione di giorni, dopo 60 anni che i cittadini di questa parte, questo quartiere del Municipio V aspettavano la rete fognaria, ma questo non era possibile perché c'era di bisogno del riempimento delle cavità e questa amministrazione, già lavorandoci subito dal 2016, ha portato già a casa questo importantissimo impegno. Inoltre voglio ricordare anche il riempimento delle cavità di Villa De Santis, anche questo è un altro obiettivo raggiunto da questa amministrazione. È molto importante perché delle cavità se ne è sempre parlato negli anni, ma sinceramente quando siamo arrivati non abbiamo trovato che le politiche che ci hanno preceduto abbiano fatto qualcosa di specifico e di tangibile, come invece questa amministrazione ha fatto. Quindi dissesto idrogeologico presente anche nell'anno 2019 per opere pari a circa 9 milioni e mezzo. Dopodiché, volevo anche focalizzare l'argomento sulle strade. Se ne parla molto della manutenzione delle strade, ma credo che portare all'incirca 45 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade lo si deve solo a questa amministrazione. Sono diversi interventi sulle strade di grande viabilità. Ricordiamo che le strade di Roma Capitale sono divise tra grande viabilità di competenza del Dipartimento Lavori Pubblici e viabilità municipale di competenza dei municipi. Ebbene, noi con questi 45 milioni parliamo proprio di interventi di manutenzione straordinaria. Manutenzione straordinaria che quindi prevede il rifacimento totale delle strade, ricordo via Boccea, via Cassia, ma ce ne sono tantissime tra questi interventi, arterie principali che infatti portano dal fuori città e dentro città. E tutte con progettazione già pronta. Questo è importante perché l'assessorato, insieme
insomma, alla commissione che presiedo, alla parte politica del Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto portare avanti questo discorso di portare subito opere con progetti già fatti, già redatti e quindi già di, pronti per l'indizione della gara per i lavori. Un altro importante lavoro che abbiamo svolto, devo dire, con la Commissione Lavori Pubblici, ma anche svolto dall'amministrazione 5 Stelle, e ci tengo a dirlo in questa sede, è un importo previsto di 1 milione di euro, sempre anno 2019, per quanto riguarda il sistema di rilevazione della velocità media da far realizzare all'interno della Galleria Giovanni XXIII. E allora qui vorrei spendere due parole, perché devo dare atto che questa amministrazione, sempre grazie ai lavori della Commissione Lavori Pubblici, ha adottato, come mi piace dire, la Galleria Giovanni XXIII. Abbiamo avuto nel corso già del 2018 diversi stanziamenti per il rifacimento del manto stradale, per l'illuminazione e per la pulizia delle pareti. Ecco, mancava a questo punto un qualcosa in più che nessun'altra amministrazione aveva mai chiesto. È iniziato un dialogo con la prefettura della provincia di Roma, con la quale io stessa ho avuto diversi confronti, e devo dire la verità, ho avuto subito una grandissima apertura, tant'è che credo una novità storica, il Dipartimento SIMU ha ottenuto il decreto prefettizio da parte appunto del prefetto della provincia di Roma, che autorizza a realizzare e quindi installare il sistema di rilevazione velocità media. Devo dire che questo è importantissimo, perché sappiamo che la Galleria Giovanni XXIII, ahi noi, passa un po' alla storia per i gravi incidenti che sono accaduti, alcuni anche mortali, e quindi era importantissima per tutta la cittadinanza, attraversando la Galleria Giovanni XXIII, un quadrante molto importante di Roma nord-ovest, attraversata da centinaia e centinaia di veicoli e motoveicoli tutti i giorni. Abbiamo voluto proprio fare in modo che la sicurezza stradale sia ripristinata all'interno di ambedue le canne della Giovanni XXIII. Quindi diciamo che questo è un altro obiettivo, un altro obiettivo raggiunto dalla Commissione, lavorando strettamente con gli uffici, con la polizia locale sempre presente, mi piace ricordare, con il municipio sia del 14° e 15° sono stati sempre presenti, abbiamo fatto diverse riunioni tecniche, abbiamo avuto un'ottima risposta degli uffici e quindi anche della prefettura. E voglio anche ricordare un altro intervento molto atteso dalla cittadinanza, come il cinema Apollo. Purtroppo siamo stati attaccati diverse volte dalla stampa anche in modo non corretto. Io dico sempre che le porte della Commissione Lavori Pubblici sono aperte soprattutto ai cittadini, ma anche da tutti i consiglieri, per appunto prendere notizie da fonti certe di quello che sono gli interventi che porta avanti il Dipartimento SIMU e che raccoglie in seno la Commissione Lavori Pubblici. Anche il cinema Apollo ha il suo stanziamento, ne abbiamo parlato lungamente nella commissione congiunta bilancio lavori pubblici, dove appunto ci siamo soffermati, perché devo dire che la stampa ha rivolto, insomma, magari ha preso suggerimenti non chiari, non esatti. Ci siamo trovati per molti giorni sulla stampa con appunto articoli che davano contro questa amministrazione, che invece sta lavorando anche sul cinema Apollo, e ci sono appunto sempre nell'annualità 2019 800.000 euro proprio per i lavori, per e
eliminare l'amianto presente in questa struttura chiusa ai noi da diversi anni. Inoltre ci sono ancora stanziati diversi fondi, anche e soprattutto per quanto riguarda il sottopasso della Cristoforo Colombo Malafede. In questi giorni sono in corso le indagini sugli ordigni bellici imposti dalla legge e da una circolare del Ministero degli Interni, importantissimi, tant'è vero che sono stati trovati alcuni ordigni bellici, quindi vediamo ancora una volta come siano importanti queste indagini, anche se ai noi portano via magari diversi giorni o mesi, però sono importantissime laddove chiaramente si dovrà scavare per una importante profondità, tanto da appunto dover realizzare un sottopasso a livello della Cristoforo Colombo, ripeto, con l'intersezione via di Malafede. Insomma, anche quest'anno come ho detto all'inizio, il bilancio previsionale del Dipartimento SIMO è ricco di diverse opere che in molti casi sono state attese dai cittadini, e io credo che lavorando bene con gli uffici si andrà avanti chiaramente anche il prossimo anno nel portare a casa questi obiettivi. Per finire ricordo importantissimo anche il Cavalca Ferrovie Giulio Rocco, anche qui abbiamo riportato lo stanziamento di 1.400.000, anche qui abbiamo fatto diverse commissioni, l'ultima invitando anche il presidente del municipio Ottavo, che anche se di diversa forza politica non ha per noi interesse, perché basta la collaborazione per portare avanti dei temi importanti per i cittadini, quindi sono state riconfermate queste somme per i lavori, mentre la progettazione, grazie a un lavoro fatto dal Dipartimento Lavori Pubblici, ATAC, importantissima, Regione Lazio, importantissima, seduti a un tavolo, la progettazione sta per arrivare a buon fine, e quindi noi anche per il prossimo anno vorremmo portare a casa quest'altro importante obiettivo della Commissione Lavori Pubblici, cioè iniziare, indire la gara, dopo quella della progettazione, indire la gara dei lavori per aprire il ponte, questo cavalca ferrovia della via Giulio Rocco che si trova alla Garbatella, che ricordo che ai noi, ma così è dalle indagini che sono state svolte, dovrà essere completamente eliminato e realizzato nuovamente. Insomma, tutte opere importanti, ripeto, per la cittadinanza, per la viabilità, per la tranquillità delle persone quando parliamo appunto di dissesto idrogeologico, per la sicurezza, che sicuramente è una delle priorità che dobbiamo avere come guida quando appunto proponiamo delle opere. Grazie Presidente, io ho finito.